Voltiamo pagina al tronchetto di Venezia. È stato ufficialmente inaugurato il terminal Isonzo 2, già utilizzato dalle grandi navi da crociera. Il porto è un motore di sviluppo turistico e di occupazione, ha detto la Presidente della provincia Francesca Zaccariotto, partecipando alla tavola rotonda Venezia capitale della croceristica adriatica. Ma non possiamo dimenticare che Porto Marghera è agonizzante, ha precisato la Zaccariotto. Un allarme occupazione lo lancia anche l'assessore Massimiliano Malaspina, che ha convocato per il 26 luglio prossimo un tavolo di lavoro con le categorie e i sindacati. I servizi. Il terminal passeggeri di Venezia cresce e aumenta i posti di lavoro, ma nel veneziano si allunga la lista dei lavoratori in mobilità. E Francesca Zaccariotto difende la proposta dell'assessore provinciale alle attività produttive Massimiliano Malaspina di convocare un tavolo al più presto. Abbiamo dei dati che sono preoccupanti, che sono allarmanti e insomma bisogna ricordare che in questi ultimi sei mesi abbiamo avuto più di 2.300 nuove persone che si sono iscritte alle liste di mobilità e che solo in un mese abbiamo avuto 600 nuove disoccupazioni. È per questo che io credo che sia importante non rimanere fermi, rigidi in un'unica posizione, ma che bisogna pensare a quelle che potrebbero essere le potenzialità di questa realtà. Il porto è una potenzialità, lo sta dimostrando con i dati. L'assessore Malaspina insiste, ci sono aziende, dice, che stanno morendo e non ce ne stiamo occupando. Abbiamo grossi problemi un po' in tutta la provincia, quest'anno sarà un anno dove una percentuale un po' troppo alta di fabbriche andranno a morire. È stato aperto un tavolo per la crisi di Porto Marghera, dice Malaspina, ma non per le piccole e medie imprese del veneziano. Esistono sì dei tavoli della prefettura, della regione e della provincia stessa che assieme ragionano, però sull'area di Porto Marghera, dunque fino a ieri la nostra attenzione è stata proprio focalizzata su quell'area lì, molto 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 importante per la nostra provincia, però manca un punto di discussione dove si voglia capire da Chioggia a Bibione, dunque dei nostri estremi della provincia, cosa si vuol fare dei nostri territori e quali sono un po' le problematiche da andare a risolvere.